Finisce 3-2 per il Milan. Il Milan vince il derby. I campioni d'Italia in carica battono l'Inter per 3-2. E che spettacolo questa partita! Siamo fortunati perché abbiamo potuto assistere ad un match bellissimo, ad una vittoria spettacolare da parte della squadra rossonera di Stefano Pioli, che ha battuto l'Inter 3-2 grazie ad una doppietta magistrale del fenomeno Rafa Leao e dal solito Olivier Giroud, che si è girato di nuovo, si gira sempre quando vede l'Inter. Gol del sorpasso del 2-1, quindi gol bellissimo, importantissimo. È un derby che il Milan ha meritato di vincere, la squadra più forte lo ha vinto, il Milan che è la squadra più forte lo ha vinto con merito, lo ha vinto con il cuore, con la testa, con la tattica, con le gambe, perché c'è tanto sacrificio in questo risultato. Milan che ha cominciato il derby subendo il gol di Brozovic al 21esimo, poi successivamente ha pareggiato i conti con Rafa Leao su assist di Sandro Tonali, che ha raccolto la palla al centrocampo, ha servito Leao. Milan che si è portato sull'1-1 e poi nel giro di 4 minuti ha avuto 4 occasioni per segnare nel primo tempo e non ci è riuscito. Nella ripresa ha cominciato ad attaccare così come aveva chiuso il primo tempo e ha segnato il gol con Olivier Giroud. Olivier Giroud al 48esimo ha portato il Milan in vantaggio, successivamente si è inventato un gol Rafa Leao per il 3-1 del Milan. Poi c'è stato il 3-2 da parte dell'Inter con Dzeko, ma sostanzialmente il Milan poi ha meritato di vincere questo derby. 75.000 spettatori impazziti per la vittoria del derby, per la vittoria della squadra campione d'Italia, che si impone ancora una volta sui cugini, si impone sui nerazzurri, 3-2, bellissimo risultato della squadra di Stefano Pioli. Da sottolineare anche una bellissima coreografia da parte dei rossoneri con rappresentanti due bambini, uno che piange, cioè l'interista, e uno che è fiero di se stesso, ovvero i milanisti, tradizioni meneghine. 75.000 spettatori che hanno esultato, gioito con il Milan che ha vinto, ha battuto l'Inter. Oggi allo stadio c'era anche Gerry Cardinale, il proprietario nuovo di questa squadra. Gerry Cardinale insieme alla famiglia Singer, insomma è stato uno spettacolo memorabile, uno spettacolo assoluto. Siamo davvero felici e orgogliosi di aver visto vincere il Milan, siamo felici ed orgogliosi di aver visto, di aver assistito a questo spettacolo. Il derby è sempre il derby e vincerlo 3-2 in questo modo è davvero una bellissima emozione. Merito di Rafa Leao, merito di Giroud che hanno segnato, sono stati fondamentali, ma anche merito di Sandro Tonali, di Mike Maignan. Ragazzi, Maignan è un fenomeno, Maignan è un portiere straordinario, eccezionale, anche oggi ha salvato 2-3 conclusioni da parte dell'Inter. Ecco, tutta la squadra si è ben comportata, forse qualcosa va migliorato in difesa, perché nell'occasione del vantaggio dell'Inter e anche poi nel gol di Dzeko c'è stato qualcosa da rivedere, ma sostanzialmente è un bel Milan, la squadra più forte, e anche oggi contro l'Inter ha meritato di vincere, perché parliamo della squadra campione d'Italia in carica. Il Milan batte l'Inter 3-2.